In terra pirandelliana ci sono due sgarbi, uno nessuno e 100.000. Il primo sgarbi è quello che combatte qualunque battaglia e siccome io la mafia non l'ho vista, avrei voluto sostenere questa posizione a viso aperto. È ovvio che se mi dicono che c'è la mafia non vedo perché devo compiacermi di stare in un posto pericoloso per me, per i miei, mia madre mi è stata minacciata, quindi prendo atto che loro la mafia la vedono attiva e pericolosa in una dimensione che io non ho percepito. C'è anche un'inchiesta della magistratura che coinvolge questo Pino Giammarinaro che lei ben conosce o no? O sbaglio? Indagato non per mafia ma per questioni che riguardano la sanità e prima che io arrivassi. Per quello che riguarda me, lui è un leader politico come lo è Romano, che tra l'altro invece è indagato per mafia, che ha fatto delle liste e che ha vinto regolarmente le elezioni avendo dei consiglieri, per cui non c'è stato niente di occulto e niente di mafioso. Poi tra l'altro, essendo uno molto rustico e selvaggio, non sa neanche come è fatta una giunta, insomma, non ci ha messo non si è mai sentito in nessun modo condizionato o addirittura intimidito da lui. Anzi, è stato condizionato da me perché la mia visione era opposta alla sua. Mi ha detto: io a Salemi la mafia non l'ho vista, però mi sono sentito in pericolo per me e per la mia famiglia per delle minacce o delle intimidazioni. Sì. Quello è uno stile mafioso. Però non è mica detto che sia la mafia, cioè, quello lo sanno anche le pietre, anche quello mi è arrivata una testa mossa di porco. Ma io credo, come credo, che la mafia agisca anche soltanto nel paese vicino a Castelvetrano o dove vogliono agire, o a Mazara del Vallo, per le paleoliche. Siccome sono quello che più di tutti ha denunciato le paleoliche, posso credere che se c'è una mafia che era interessata a colpirmi non era la mafia del comune di Salemi. Per cui io dico, della mia esperienza con i cittadini, tutte persone che io ho conosciuto, gentili, animo e oneste, e i politici locali, nessuno di loro ha mai espresso nessun comportamento né chiesto nulla che potesse adombrare infiltrazioni mafiose. Questa è una conclusione totalmente priva di fondamento, però me ne vado pentendomi di essermi candidato, pentendomi di essere venuto in Sicilia e concludendo che in Sicilia si può fare nulla e che senza speranza.